affrontare la Svezia, l'Australia e Cuba. Dopo aver battuto la Svezia e aver perso contro l'Australia, è fondamentale vincere la partita contro Cuba per accedere alle semifinali. Entriamo in partita con l'Italia che conduce 73-65. Italia che passa alla metà campo, difesa uomo per la nazionale caraibica con il post basso per Meneghin che riceve la finta verso il centro, fa saltare l'avversario Dino Meneghin, canestro e fallo per Dino Meneghin, 75esimo punto per l'Italia. Ci sarà anche un tiro libero per il centro della nazionale italiana. Ecco qui che si va a detergere il sudore in questa arena moscovita. Italia che ha superato la Svezia nel primo match di questo girone di qualificazione olimpico per trovare un posto nel secondo round up, poi sconfitta contro l'Australia. E ora il match praticamente decisivo per la sorte degli azzurri contro Cuba. C'è qualcosa da discutere al tavolo, forse il numero di falli del giocatore cubano che aveva impedito a Meneghin di andare a effettuare il tiro. Si lotta, rimbalza, ancora una palla contesa questa volta con la protesta da parte del giocatore cubano Mike Sylvester, inquadrato. No, il fallo in realtà, proprio fallo assegnato a Cuba, che avrà quindi due tiri liberi. 75-65, 10 punti di vantaggio per l'Italia. Va a segno il primo tiro dalla linea della carità per Cuba, una nazionale ovviamente arrivata a queste Olimpiadi probabilmente senza quella possibilità di fare molta strada, se ci fossero state anche le nazioni che hanno deciso invece di non partecipare, di boicottare questa edizione dei Giochi Olimpici del 1980 per l'invasione nel 79 dell'esercito russo dell'Afghanistan. Ovviamente una su tutte la nazionale americana. Intanto si va un po' a ping pong da una parte all'altra, tiri liberi prima da una parte e poi dall'altra. E l'Italia che deve andare a eseguire due tiri liberi. Segna il secondo, 76-65. Con Cuba in avanti, ancora si lotta sotto i tabelloni per conquistare un rimbalzo, rimbalzo recuperato. L'Italia che può passare nuovamente la metà campo in palleggio. Attenzione, quasi infrazione di campo. Sylvester non riesce a trovare il passaggio. Meneghin, il taglio sotto, non va a recuperare. Poi ancora la palla dentro per Villalta. C'è un fallo fischiato dall'arbitro, difesa molto aggressiva su Roberto Brunamonti. Eccolo qua il giovane giocatore della nazionale italiana. Gioco molto spezzettato, direi anche dal punto di vista spettacolare non eccellente, ma d'altronde qua ci si gioca l'accesso alla seconda fase e di conseguenza non è così importante fare gioco spettacolare, far divertire il pubblico, quanto portare a casa una vittoria, che appunto vuole dire nel caso dell'Italia la possibilità di accedere alla seconda fase. Sandro Gamba, coach della nazionale azzurra, va ad accomodarsi in panchina. Avete visto prima con i baffi il suo vice Sales. Realizza Cuba, torna a 10 il distacco cubano, 76-66. C'è la possibilità adesso di andare 76-68, attenzione, palla persa malissimo dall'Italia e Cuba rientra a meno 6, 76-70. Italia che adesso con Sylvester porta avanti palla, poi Brunamonti vuole il gioco aperto, si alza anche il tifo del pubblico. Ancora Mike, Sylvester, il palleggio, il blocco alto di Meneghin, vola via Sylvester, poi va alla conclusione, pallone che si infrange sul primo ferro, niente da fare. Il rimbalzo però è ancora azzurro, ma ancora palla persa da Sylvester, contropiede per Cuba, il passaggio sul rimorchio, 76-72, meno 4 e Cuba si avvicina ulteriormente. Qui ci vuole il time out, vediamo se Sandro Gamba lo chiama.
Ora c'è un fallo subito dall'Italia che manderà in lunetta un azzurro. Infatti eccolo qui il time out prontamente chiamato dall'allenatore azzurro Sandro Gamba, bandiera per anni della Simmental Milano. Poi ha iniziato la sua carriera che l'ha portato proprio l'anno precedente rispetto a questa partita ad allenare a Torino. Tutti in piedi gli azzurri intorno al coach, attimi importanti per questa squadra, una squadra ringiovanita proprio da Sandro Gamba poco prima dell'inizio del torneo olimpico. Ha lasciato a casa Charlie Caglieris, Toio Ferracini e Renzo Bariviera, l'allenatore italiano, svecchiando un po' un gruppo che si presenta a questo torneo olimpico, che ricordiamo proprio nel caso del basket ha perso alcune delle nazionali più rappresentative a causa del boicottaggio. Due tiri liberi per Gilardi. Realizza il primo, 77-72, 5 punti di vantaggio per l'Italia. Ancora Gilardi, praticamente quasi impalpabile la sua difesa sul portatore di palla cubano. Molti falli, troppi fischi. Anche se adesso c'è una palla recuperata per l'Italia. A 1:16 dalla fine, 5 punti di vantaggio per l'Italia. Silvester porta avanti palla, marcatura abbastanza stressante sul portatore di palla azzurro. Ci si muove sotto i blocchi, esce per la conclusione e il canestro ancora una volta per l'Italia. 79-72, il canestro azzurro che riporta a 7 le lunghezze di vantaggio a meno di un minuto dalla fine. E adesso la parola d'ordine è difesa. Strana la posizione dei cubani con questo post alto ma al centro del fronte d'attacco, che secondo me infastidiva un po' il playmaker. Prova un tiro abbastanza improbabile cadendo all'indietro in sospensione. C'è però l'ultimo tocco della nazionale azzurra, ci si dispera in panchina. Renzo Vecchiato, Cuba ancora in avanti, post alto, centrale, strana disposizione dei cubani che non aiutano sicuramente il loro playmaker. Ormai solo 20 secondi al termine, 7 punti di vantaggio per l'Italia che vede l'accesso alla seconda fase. Sandro Gamba a strigliare i suoi, ultimo possesso per Cuba che deve andare a concludere. Lo fa adesso con una sospensione improbabile, arriva l'errore, arriva la vittoria ormai per l'Italia, 79-72, Italia che si qualifica per la seconda fase. Con 2 vittorie in 3 giorni, l'Italia si classifica prima nel girone C. Anche Cuba, arrivata seconda, si qualifica per le semifinali. Visto che non si incontreranno più, la vittoria viene considerata valida per le semifinali. Gli altri 4 paesi che rientrano nelle semifinali sono la Jugoslavia, la Spagna, il Brasile e la Russia.